Il 14 agosto 1943 il governo Badoglio procede unilateralmente alla dichiarazione di Roma città aperta. La Santa Sede si attiva diplomaticamente per il riconoscimento di questo status, ma nei fatti la condizione di città aperta non verrà mai rispettata. Nei mesi successivi, gli anglo-americani continueranno a bombardare l'urbe e i tedeschi attraverseranno la città con truppe e materiale bellico diretti al fronte di guerra. L'arrivo dei tedeschi nella capitale muta radicalmente il panorama cittadino. L'autorità militare requisisce numerosi edifici, tra cui un intero fabbricato al civico 155 di Via Tasso, che diventa la sede del comando della polizia tedesca agli ordini del tenente colonnello Herbert Kappler, comandante della Gestapo. Alcuni vani dell'edificio vengono adibiti a celle di detenzione. Dopo l'occupazione di Roma, i tedeschi fanno sapere al Papa che rispetteranno la sovranità territoriale del Vaticano e lo proteggeranno dai combattimenti. Il comandante del fronte meridionale, Albert Kesselring, detto Albert il sorridente, conosce la verità, e cioè che si prepara la deportazione degli ebrei. Il capo della Gestapo, Kappler, è contrario all'azione, è preoccupato per la sicurezza, teme la reazione dei romani e in città la resistenza è già molto forte. Come ultimo tentativo per evitare i rastrellamenti, Kappler chiede alla comunità degli ebrei romani un riscatto di 50 kg d'oro, che poi spedisce a Berlino con una lettera di accompagnamento in cui cerca di spiegare perché la deportazione degli ebrei romani sarebbe un errore. Ed ecco la risposta. Bisogna procedere alla completa e immediata estirpazione degli ebrei in Italia. Alla fine della guerra, gli alleati ritroveranno in un ufficio a Berlino la cassa coi 50 kg d'oro degli ebrei di Roma. Non era mai stata aperta. Il tenente colonnello Herbert Kappler, comandante della Gestapo, convoca nel suo ufficio Ugo Foà e Dante Almansi, presidenti rispettivamente della comunità ebraica di Roma e delle comunità israelitiche italiane. Kappler intima loro di versare nel giro di 36 ore 50 kg di oro, minacciandoli, in caso contrario, di deportare in Germania gli ebrei del ghetto di Roma. I rappresentanti della comunità ebraica accettano l'imposizione e consegnano l'oro al comando delle SS di Via Tasso. Il 27 settembre 1943, alla Rocca delle Caminate, si tiene la prima riunione del governo fascista repubblicano, presieduta dal Duce. Mussolini assume la funzione di capo dello Stato e decide di spostare la sede del governo da Roma a Garniano sul Garda, a Villa Feltrinelli. Nasce così il governo dello Stato Repubblicano d'Italia, nome originario della Repubblica Sociale Italiana. Il 29 settembre, Badoglio e il generale Eisenhower si incontrano a Malta per la firma dell'armistizio lungo. Il documento che sanziona la sconfitta militare dell'Italia e impone un pesante controllo politico ed economico assicura agli alleati il completo controllo del territorio e delle risorse italiane. Il 1 ottobre 1943 la Germania si annette i territori dell'Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia e la provincia di Belluno, sottraendoli allo Stato Nazionale Repubblicano. Lo stesso giorno a Roma il maresciallo Rodolfo Graziani, ministro della difesa del governo fascista, pronuncia un discorso al Teatro Adriano. Presenziano alla riunione il generale Steyl, comandante della città di Roma, e alcuni gerarchi tedeschi. Graziani invita gli ufficiali ad aderire allo Stato fascista e i giovani di leva a presentarsi ai comandi militari. Percorre con un largo seguito le vie del centro di Roma, raggiunge Piazza Venezia e rende omaggio al milite ignoto. Il 13 ottobre 1943 il governo del Sud dichiara ufficialmente guerra alla Germania. Tre giorni dopo, il 16 ottobre, il Comitato di Liberazione Nazionale si riunisce clandestinamente a Roma. Viene approvato un ordine del giorno nel quale si afferma che la guerra di liberazione è il primo compito della riscossa nazionale. Per promuovere la lotta sul piano cittadino, le funzioni operative sono assunte da una giunta militare di cui fanno parte Ercole Chiri per la DC, Manlio Brosio per i liberali, Giorgio Amendola per i comunisti, Sandro Pertini per i socialisti, Mario Cevolotto per i demolaburisti e Riccardo Bauer per il PDA.
Nella capitale la lotta partigiana si fa subito intensa per gli atti di guerriglia urbana compiuti dai GAP, i gruppi di azione patriottica. Sabato 16 ottobre, i tedeschi circondano le strade tra via Arenula e il teatro Marcello, bloccando via del Portico d'Ottavia. Il ghetto di Roma, uno dei più antichi d'Europa, viene rastrellato. In poco più di 4 ore, 1022 ebrei romani sono fatti prigionieri. 2 giorni dopo, un lungo convoglio di vagoni dalla stazione Tiburtina trasporta gli ebrei romani nel campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia. È qui, nel complesso di San Giovanni in Laterano, che si svolge il più grande impegno clandestino della Chiesa a Roma. Qui arrivano gli aiuti dal governo del Sud a distribuire alla Resistenza. Qui si dà rifugio a molte persone. Nelle aule del seminario troveranno ospitalità ebrei e renitenti alla leva di Salò, ma anche il Comitato di Liberazione Nazionale al completo, tranne i comunisti e gli azionisti. C'è quindi un coinvolgimento politico che mette a rischio la neutralità del Vaticano. La Basilica di San Giovanni è garantita dall'extraterritorialità, non è suolo italiano. La caccia agli ebrei romani comincia da qui, in uno dei più antichi ghetti del mondo, alle 5:30 del mattino. È il 16 di ottobre del 1943, un sabato, giorno di festa per gli ebrei. Un centinaio di SS circondano il quartiere. Qualche famiglia viene avvertita da una telefonata di chi tra i romani si rende conto di quello che sta succedendo. Intanto altri 200 soldati vengono sguinzagliati in altre zone della città. Le uniche immagini di quei fatti sono i disegni di Aldo Gai, che è lì presente e tratteggia su un taccuino il dramma del ghetto. I nazisti sfondano le porte, urlano e mostrano un biglietto scritto in italiano e in tedesco in cui si ordina che tutti gli ebrei devono seguire i militari. Devono seguirli fino a qui, all'antico teatro di Marcello. È questo il punto di raccolta. Gli ebrei vivono isolati in Italia dal 1938 a causa delle leggi razziali e si sa delle deportazioni in tutta Europa. Eppure sono la comunità italiana di sicura ascendenza più antica in assoluto. Sono stati stanziati qui da Giulio Cesare in persona. E poi, questa è Roma, si dicono in tanti. È la capitale della cristianità, qui c'è il Papa, i tedeschi non oseranno. E invece osano. Gli ebrei romani vengono deportati nei campi di sterminio. Si sono sbagliati tutti, anche il Vaticano. I tedeschi sanno di dover agire con cautela, addirittura non chiedono la collaborazione della polizia italiana, non si fidano. In un documento che riassume l'operazione, un funzionario scrive: la popolazione ariana non ha collaborato, molti italiani hanno dato l'allarme agli ebrei che hanno trovato rifugio nelle case e nelle chiese. Ma l'ordine è di non arrivare allo scontro. Alla fine le SS operano poco più di un migliaio di arresti. Sono donne, anziani e 207 bambini. Vengono tutti messi sui camion diretti al collegio militare, a 200 metri da San Pietro. Lì i 1022 romani catturati trascorrono 30 ore di attesa, 30 ore in cui sperano nell'aiuto del Papa, che non arriverà. Il treno arriva ad Auschwitz alle ore 23 del 22 ottobre. Il dottor Mengele fa la sua scelta. Un funzionario registra così quella giornata al campo. Transport. Ebrei da Roma. Dopo la selezione sono stati immessi 149 uomini e 47 donne. Il resto è stato gassato. Di quei 1022, soltanto 16 faranno ritorno.
Siamo quindi all'accusa più pesante. Perché Pio XII non alzò la sua voce a difesa degli ebrei di Roma? Per non mettere a repentaglio coloro che erano già in salvo. Si temeva dalla pubblicità un incentivo alle persecuzioni e ad altri rastrellamenti. Quando uno non ha lanciato un grido sull'assassinio dei 3 milioni di ebrei polacchi, i 10.000 ebrei di Roma, ahimè, pur trattandosi sempre di vite umane, come dire, nella bilancia della storia perdono di importanza. Che cosa sarebbe successo se il Papa si fosse opposto al rastrellamento degli ebrei di Roma? Vediamo il caso della Bulgaria. Nel 1943 il capo della Chiesa ortodossa si oppone alla deportazione degli ebrei decisa dal suo governo su richiesta e pressione dei tedeschi. E lo fa dal sagrato della cattedrale, con parole molto dure, il 24 di maggio. E lo fa invitando il rabbino capo a casa sua e aiutandolo a nascondersi. E poi fa pressioni sul re. Le conseguenze per lui sono gli arresti domiciliari, ma gli ebrei bulgari si salvano, non verranno deportati, anche grazie all'opposizione del vicepresidente del Parlamento. In Italia non si alza nessuna voce autorevole, né dalla politica, né dalla resistenza, né dal Vaticano.